Un turno di riposo e adesso domenica si gioca contro Chieti. Lo abbiamo detto mille volte, nessuna gara è agevole, nessuna gara è facile. Come sta questa Viola innanzitutto? Coach, la Viola è probabilmente l'unica, se non una delle poche squadre in questo campionato che sta giocando con 10 giocatori su 10 del roster. C'è tanta bagarre per entrare nei 5, o questo non è un problema? Che squadra è Chieti? Che partita ci dobbiamo aspettare? Lega 2,
carattere sornione è la sua caratteristica fondamentale, una squadra molto ben costruita, molto ben strutturata su due o tre giocatori chiave, Stefano Raiola che qui Lo a Reggio conosciamo. conoscete, che è un giocatore che a dispetto dell'età incide ancora, è un giocatore di quelli agonistici, di quelli veri, ruolo diversissimo, ma con delle similitudini con l'impatto che continua ad avere Marco Caprari, qualche anno in meno, Marco, ma uguale capacità di giocare anche oltre i 30 anni di età con un atteggiamento assolutamente vitale, un centro dominante come Emanuele Rossi, che io credo di non dire un'eresia se lo considero il centro più importante in questo momento in DNA, uno che ha scelto di giocare a questi livelli, ma che poteva tranquillamente, avesse voluto magari sviluppare in maniera diversa la sua carriera, meno da protagonista, avrebbe potuto giocare tranquillamente, lo ha fatto in Lega 2, forse addirittura in Lega A. Un terzo giocatore chiave è Andrea Raschi, alla piccola, ma solo diciamo per convenzione. È un giocatore in grado di giocare praticamente in tutti e cinque i ruoli, gioca dentro, è un giocatore che ha un passato da playmaker in Lega A. Direi che questi tre giocatori chiave sono poi accompagnati quest'anno da un altro giocatore molto importante per la categoria, Simone Gatti, che ho avuto il piacere di allenare per 2 stagioni a Sant'Andrew, e in aggiunta tanti giovani di grandi prospettive, da Diomede a tanti altri. Insomma, una squadra molto compatta che probabilmente non ha ancora pienamente espresso tutto il suo potenziale, ma che va presa assolutamente con le molle. Coach, argomento della settimana è il Palacalafiore. Tolti i sigilli al maxi-impianto Regino. Tu ci sei mai stato in questo impianto? Viola contro la Fortitudo, qualcosa come 12-13 anni fa, tanto per intenderci, Ginobili contro Carlton Myers, con il primo che dimostrò anche in quella già, è ancora piuttosto giovane, di essere il giocatore che poi ha dimostrato di saper essere. È un impianto direi molto bello, ci manco da un bel po' di anni, insomma, però è un impianto che credo debba essere quanto prima restituito al basket, ai tifosi di Reggio. Questa viola ha bisogno di un impianto come il Pentimele, il Palacalafiore, non perché il fascino particolare che ha il Botteghelle ci dispiaccia, ma perché evidentemente è una risorsa che nessun contesto tecnico, né tantomeno quello reggino, si può permettere di non avere, di avere fermo e non utilizzato. Mi auguro, anche se sono consapevole che la situazione è piuttosto complessa, mi auguro che quanto prima ci sia la possibilità di giocarci davvero, di riempire, non dico tutti gli 8.000 posti, se non erro, della capienza Praticamente, assoluta, sì. ma di poter portare un bel po' di gente, magari per un traguardo importante al Palacalafiori. Nel breve periodo puntiamo a riempire il Palabotteghelle, quantomeno. Non ci dispiace affatto, perché è evidente che anche se la mia gestione tecnica è stata caratterizzata soprattutto dai 4 successi in 6 partite, un andamento straordinario fuori dalle mura amiche, tante, ma tanto del nostro
nostro prosieguo di stagione dipende dalla capacità di amplificare ancora di più questa grande coesione che si è venuta a determinare tra la gente che con entusiasmo viene a sostenerci e la squadra.